legame che unisce l'Inter alla Cina è più forte che mai e la dimostrazione più plateale ci è stata data quest'oggi dal 22enne studente Peng Xin. È lui infatti l'organizzatore di una manifestazione in bicicletta che ha avuto luogo durante la mattinata odierna in onore del nostro presidente Massimo Moratti, per il quale Peng nutre un'ammirazione smisurata. «Ci rappresenta», spiega il giovane. «Avevo sentito un suo discorso in televisione e avevo pensato che è straordinario avere gli stessi sentimenti e abitare così lontani. Da allora è stata l'Inter per sempre». Un amore è quello della Cina per i colori nerazzurri che, a differenza di quanto riportato da molti giornali, non nasce ma viene semplicemente rafforzato nell'estate del 2009, quando l'Inter a Pechino scese in campo al Bird's Nest per affrontare la Lazio. In realtà questo amore esisteva molto prima, quasi 40 anni fa, quando nell'estate del 78 l'Inter di Beccalossi e Mazzola venne invitata dal governo cinese ad effettuare una tournée in Cina durante la quale disputò 4 incontri amichevoli. 40 anni dopo e sono veramente tantissimi i tifosi nerazzurri presenti in Cina, addirittura decine di milioni, ed il mercato asiatico per il marchio Inter è in continua espansione. La prova di ciò ci viene fornita dal nostro sito ufficiale, accessibile oramai in ben 7 lingue diverse, vista la recente apertura della versione tradotta in indonesiano. La versione cinese, invece, già presente da qualche tempo, è stata rivisitata e verrà presentata al pubblico il 3 agosto a Pechino. A unire FC Internazionale e la Cina è anche lo splendido lavoro svolto da Intercampus. Infatti, sin dal 1998, anno nel quale venne creata la prima cellula a Qingdao, i rappresentanti di Intercampus lavorano assiduamente per promuovere il calcio, sia come gioco che come metodo di integrazione nella società, specialmente per i bambini disagiati provenienti dalle campagne. Parte oggi dunque una nuova avventura in Oriente per la squadra campione del mondo, con l'augurio che questa visita porti la stessa fortuna di quella dell'estate del 2009, che, nonostante la sconfitta con la Lazio, diede il via a una stagione indimenticabile. Una cosa però è già certa, Pechino quest'anno sarà più nerazzurra che mai.